Io sono i primi 12 gruppi che hanno appunto presentato al primo appello, gli altri arriveranno lunedì prossimo. Scusate le lungaggini, finisco la presentazione. Qua è successo qualcosa. Vabbè. E esco dalla condivisione. Okay, thank you so much, Giovanni Luca. You already anticipated in your presentation some questions, some arguments that maybe regard more the organization of the course, and I'm pretty sure that probably the students will have something to say about that. So it will be very interesting, in my opinion, to listen to the replies of the students to what you said. Should you agree, I would propose you this. After the presentation, we could try to enter more in the specific arguments of the single design units, of the single design studios. And at the end of the full presentation, during the questions and answers session, maybe we could discuss the more the problems that are more regarding the organization of the course. I don't know if my colleagues have something to say about your presentation or something to ask. I'm just curious about one thing. As Luca know very well, I know very well the place because we're working together in that neighborhood. And it is very interesting, in my opinion, that you brought some international students to work on such a site-specific neighborhood, because it is a working-class neighborhood, typical Italian working-class neighborhood of the 20th century. It is located in a very particular context, because it is in a city, but in an alpine city, so it is a very specific condition. And so my question is, did you find some problems, some cultural problems from the side of the students in approaching this very specific point? Because I can suppose that the most part of your students, probably all of your students, didn't know anything about Italian Alps, Italian mountains, and Italian working class neighborhoods before this experience. I can tell you that context is a very wide concept, but from the point of view of the students, it became, let's say, like a sort of flat understanding of it. Okay. To my understanding, yes, we have a very international class this year, coming from all around, and especially from countries where the concept of insulation and cold weather is something in writing, but they never dealt with. So, but many of the students, or a number of students, has worked hard. So they started from very far. They have no concepts about insulation, but yes, a number of them were very committed to understand, to involve them. And for a number of them, yes, in the end, I think they develop an understanding of some construction issue related to winter, and cold, while they already have some background, for instance, on tropical weather and so on. So on the side of the summer, on the summer season. Yes, I would add that we tried to understand and exploit context as a starting point. I mean, a very wide notion of context,
But many of the students, especially those coming from outside Europe, this is a very difficult concept to deal with. And at the end, the context was understood in a very flat way, especially from the architectural point of view. So one of the things that are most surprising for me in an architecture school is that the very poor toolbox that my student in average had about manipulating architectural issues. So they don't have architectural words and architectural gaze in order to interpret the situation they are going to manipulate. So asking them to look to Aosta in order to, let's say, copy and paste or sampling examples issue, it was very difficult for them. So I think that probably something that we have to do in the bachelor, and also probably we have to repeat in the master, is something about the giving them architectural tools, because they have more, let's say, drawing tools, which are not architectural in themselves. They have other tools, but the architectural ones are very poor. And it is very difficult for them to understand local architecture and to put together the local and the global. And this is, something we try to teach, but with very, very big difficulties in order to make us understood. Okay, thank you very much. If our colleagues don't, or maybe some students don't have anything to add, I would switch to the following course, which is the course of Marco Di Scioglio and Marano. I don't know hey, your given name, and so it is again a course taught in English. So I suppose that maybe Marco will present it in English. I don't know. Yes. Okay, Marco, the stage is yours. I'm trying to share the screen. I hope. Yes, we see it. I also try to scroll the page. I hope you can see also that I scroll the page. Okay, yes. It's working. Thanks, because every time I don't know if Zoom is working or not, so I'm happy for that. Just a short presentation. I'm waiting that my colleague Beppe will come. I was contacting him by WhatsApp. I don't know if he will arrive or not, but it doesn't matter. We agreed on this presentation. We gave to our architectural and structural forms design studio subtitle that is Tectonics Experiments from an Ancient Site, because this is like a series, even if we know that this is the first time that we are facing this design studio. I already made something similar last year, in the last year of the old ACC program, together with another professor Professor Manara, and we were working on the Roman theater in Torino, and this time we worked on the city walls in Nanjing. So every time we are trying to take apart an element that is an archaeological site, some ruins, and working on that, letting the ruins to suggest students and to suggest us what we can do. I start with the presentation of one of the work. This is, of course, normally the professors, when they are making the presentations of the results of their design studio, they are trying to take the best of the works. So I don't know if this is the best, but I think that this international student, when Jun So-Ying, Bengisu, and Natalia did a good work, maybe a very good work, in the idea that is always in my design studios to
let people from different cultures and different countries working together. Yes, I know that when Junior and Sigin, they are coming from China, but is it something like exceptional in our way to work? This is the kind of work. Later, maybe it could be more understandable from my speech. This was the topic. We were working in the southern part of Nanjing. This choice to work on China is coming from the fact that either me or Professor Marano, we are working both in two Chinese schools. You can see there the logos of the Southeast University in Nanjing and Fujian University in Fuzhou. And so we choose a Chinese topic. That is the Ming city wall, so the city wall of the 16th century in the southern part of Nanjing, where there is a settlement, there is a poor settlement that is almost like a slum with some ancient courtyard. But the topic this time was how can we jump on the city wall. Here, I don't know if it's possible to see the animation of this fly of the drone. This is the settlement on which we were working. You will see that this micro settlement, we can say, because of the size of the scale of the object, is finishing with a giant limit that is the city wall, and then there is the canal, the Qinghuai River. So we worked on the zone that you can see in the right of the slide, and on this empty space in order to find a structural tool and instrument that can allow people to come there. Sorry, in between I'm going ahead. I just give a service notice to my assistant Anna. There is Marano who cannot enter in the Zoom. May you help him in entering the Zoom? Write to an email to him because I'll. Okay, thanks. Okay, sorry, because Marano is sending me messages, but I cannot help him. So this is the work that this group have made. The work is in three steps. The first step was make a tower to jump, to climb the city wall. And this was the result of the first exercise. The second step was make a flying buttress, so an arch, something like an arch, structural form in which there is a dynamic inside. And this was, in this case, the result. There was no matter, no order, no idea about the material. So the students were free to choose their material they wanted. In this case was the wooden, because they were thinking about the wooden construction in China and the knot of the wooden construction. And this was the last exercise, that is also the final one, that is create a Belvedere. So in this case, the program is a functional program and no more a structural typology, is because the idea is that after having made the first experiences, they can try to make their own project with a function that is look outside of the city wall where there is a famous pagoda that has been rebuilt in a high-tech way six years ago, and these are the other pictures. So short presentation. We worked a lot using models since the beginning, since the first exercises, and then until the exams. We solved the problem of the students online because we had 57, around 54, 57 students
50 were always in our classroom. We asked this in a very strong way since the beginning. But there were 6 students, they were far. And I have to say that my former student and now collaborator as a student assistant, Fernando, using this way to keep in touch with them, it's like every time we had these 6 or 7 students that were in Asia, China, and India, and they came at the end, and in Iran, and they came just for Christmas, and they gave the exam in presence, they were able to follow the courses and the reviews and everything. So this was the topic. This is a picture, of course, of Athens, of the Museum of Athens. So working on the building site, working with the structures on the building site. This was our topic, the city wall of Nanjing. That is a vivid place in which people is going like there and using this like a linear park. The theme of the project at the beginning was a small tower and footbridge in order to jump there. So this is a tribute to Corbellini and Caneparo, because it's the Roman theater of Aosta, not so far from their area of project, in which these two architects, Italian architects, did this interesting work in making a structure for the building site becoming a museum. And of course, we managed the relationship with the Chinese culture. We were lucky in having some students from China, some of them in classroom, some others in China, some of them in Nanjing, taking pictures for the classmates and preparing materials for the lectures of the professors. And of course, there was this idea to let them understand the feeling for structure, the feeling for tectonics overall, understanding. And this was something that we worked hard during the semester, let the students understanding that the shapes and the form of architecture are coming from construction, and that you cannot invent firstly the shape and then finding a way to let them in a structural way stand up. But you have to think to both of the questions together. So these are some of the lectures we gave: archaeological sites and contemporary architecture, from tectonics to topography, passing through typology, which is the most light and transparent constructive system. And if we hear provocative, you can see Chinese architecture in concrete, very transparent, assembling joints and parts in architectural design. Of course, a lot of lectures has been given about the area and the specific topic of the city wall of Nanjing. Everything was starting from an exam given by one of my students in Nanjing, who invented this idea of jumping the city wall. So this was the starting point. Let's do something more interesting and more beautiful of this elevator tower to arrive on the city wall. And by the side of the structural engineer, there was a way to go deeper in actions, material, overall structural morphology, passing through stretched linear structures, compressed linear structures, beams and frames. Of course, I don't know if in between, yes, I see that Beppe is now also, he is in our virtual classroom. I can say also by his side, I think that the great effort was mean thinking in terms of structural morphologies instead of in terms of calculation. We cannot think that the students coming from undergraduate level programs from all over the world, they have the same capability in statics, structures, analysis, and techniques of construction of us. But we have to give them this feeling of knowing what can stand up and what can fall down. So we decided to work on the typologies on some structural typologies in order to get some
kind of solutions that we can find also in the contemporary architecture, and you know very well, I think, this project of BIG in Copenhagen. The last words are about the organization. We worked on a sequence 3-4-5, that is the way in which, you know, in the ancient building site, you can do a 90 degree corner, because we decided to have a first exercise of 3 weeks, the tower, another one of 4 weeks, the flying buttress, and the last one by 5 weeks, that is the one about the Belvedere. In the mid of that, we also organized a winter school with some very important colleagues coming from China and from Italy, that has been attended by the students and gave to the students using some conferences, lectures, some, I think, very important suggestions. I have to say that I was in doubt about the real importance of that, but finally last week when I was during the exams, I realized that talking about structures, talking about the sensibility towards structure and showing some examples was very, very important for our student. These are our tool. So it was totally in presence, just 6 students were online, and then they came. We worked by work teams of 3 or 4 students, better if they're coming from different cultures. We used an online repository of students' work and profs' recorded lectures. We let the students that were online, we asked them to follow the timetable, everything like the others. Overall, we used a comparative method-based design. So yes, we were working in China, but we made some exercises also in Torino along the city wall, because this is part of one of our reflection that is possible and important to cross the cultures, looking to the kind of question, looking to the typology of topics in order to work in one place, but watching to another place. So we made a comparative building typology based design studio that we also show some result in this conference in Rome last week. I think if there is some more time, I can give the floor to Beppe, and I know that also some others of my students prepare something to show, so, but maybe they can speak later. Beppe, you're welcome. Sorry for the Zoom. Yeah. Thank you very much. I'm Marco. Good morning, everybody. Yes, you gave it, as usual, a perfect speech about our courses. It really a next experience for me as we develop together everything. So it has been not a couple of courses jointly, but we did everything together. And my main aim was to develop a first part of the course dealing with the dealing with different structural morphology approaches for structural problems, of course. So introducing cable structures, arches structures, frame structures, and so on. With all of them, with the basic mathematicians formulation, physical mathematicians formulations, and at the same time, some constructive examples, okay? It was not my main aim to give them the capability to do a very deep mechanical analysis, but instead to give them the basic methods to develop a pre-design or a parametric design of the structures. Sorry? No, there was... Okay, yeah. And yes, someone has the open microphone, anyway. After that, we did all together we follow with Marco the
each group design progress together, giving them some helps also in analyzing and defining some, not the entire structures, but some relevant structural elements, just to have the feeling, the eyes for designing, for sizing the structures in terms of geometry, sections, and materials. That's the main object we develop, and personally I have been quite happy about the results. This has been the first year we did this course together, and with Marco told about the deep differences, the deep difference in background of students, as they came from absolutely totally different courses all around the world. So we have had some students with a very deep mechanical and structural knowledge, as well as someone that came from other universities where any courses or really very few courses of structural engineering as taught them. So the main problem has been to speak in the same way to people, to students coming from different, totally different experiences. Anyway, I suppose that the final results has been absolutely successful and encouraging to do this course better next year, I believe. Really, Marco? Yes, we will try to improve. If I can add the last thing, is that every work so hard and complicated like the design studios we are doing in these awful years with pandemic problems and so on would have been not so easy without the help of the assistants. So I think that I have to thank Anna Ricciardi and Ela Giaccone and Fernando by my side for the help in architectural and design, architectural design part of this design studio, as well as the assistance of Beppe, like Raffaele Cucuzzo, who was really an engine and sign, yes. But also the others, yes. Yeah. Yes, absolutely, absolutely. Okay, yeah, that's fine. For me, it's everything, Marco. Yes. Would you like We have nothing to add, maybe asking, waiting for questions or something like that. Thanks, Mauro. Thank you so much, Marco and Beppe, for your nice presentation. I invite all our colleagues and all our students to ask or whatever you want, what they want, or maybe to make some remarks. I'd like to say that I'm quite curious about the work that you did, because your case study was dealing very much with the historical architecture, and not just historical architecture, but historical fortified architecture, which is normally based on, from the structural point of view, on massive structures, on bearing walls, arches, and so on. And so one could expect that you used this proximity to this kind of architecture to make an experimentation on the same type of structural typologies, which means bearing walls and massive structures and so on. But the interesting fact is that you did apparently exactly the opposite, which means that all your projects are very light structures, like wireframes, like small objects that are quite parasites on these huge walls. And so I'm very interested by this kind of counterpoint between these two types of architecture. Could you say something about this choice of working with light structures against heavy structures? Yes, it's an interesting question. Everything started with me for me last year when I decided to work on the Roman Theater in Torino. I was looking for a building that is made by stone and bricks,
and in which was the typology was totally recognizable. In order to make a parasitic attempt to use it's like a dead language, to use a dead architecture. The ruins are dead architectures that, because of their typological consistency, they are saying something exactly like a page written in ancient Greek or in ancient Roman. The problem is that nowadays we should understand we could understand something only using different materials in order to let these ruins, this dead architecture, speaking again to us. So what we did last year with the Roman Theater, we decided to do the same with the Ming city wall, that are the same. They are made by bricks and stones. They are dead in some way, even if people is running every Sunday on the top, but they are treated now by the citizens like rubbish. They are forgotten and so on. They are only a urban symbol that you can look from very far, coming arriving to the city. But for the internal neighborhood, it's something to treat, to crunch in their idea. It's something that they use to put gardens, rubbish together. So it's very Chinese in this way. The idea is let this become a museum, removable museum, an object that can be useful to discover this part. In that case, I'm always saying that in order to discover the ancient part of our culture, we must use Netflix. So we must use an instrument, a tool that can speak to our hearts nowadays, that is not the ancient Greek or the ancient Latin. Thank you. Yeah, this is very interesting, yeah, in my opinion, because it is a completely different approach from other approaches, like, for instance, Rafael Moneo in the Museum of Merida, or maybe Giorgio Grassi in the Sagunto Theater, and so on. Okay. Because it's a part of a play, of a role game. Students must understand that object in its tectonics, and then they must make their own object with another kind of tectonics in order to compare the two tectonics. This is something me and Beppe, we are working on. Brilliant, brilliant. Okay, thank you. Are there any other questions or observations from the side of our students, of our colleagues? Okay, so maybe later you can intervene again. We can ask to my students to present their work later during the discussion. What do you think? I think it's a very short presentation, but it's up to your organization. If it's a short presentation, yes, and it is regarding the what you did in the course, yes, I think exactly. That it will be better to do it now. Okay. If there are some observation on the methodology, maybe we could postpone to the after, but maybe. Okay, I can ask them. Who will present it? Yasmin, Christy? Is there anybody? Yes. Wafit? We are here. I will share my screen, and Christy and I, we are going to present. I think Wafit also this morning. Yeah. Maybe if you can stay in the limit of 5 minutes. Yes, sure. Maybe they could be also shorter. Okay, so we did a very, like, we would like to show you our booklet, what we did during the semester, because as Professor Marco Trucioglio mentioned, that the main idea was going up to the wall. So we dealt with the tower, the first project, and then the arch, the flying buttress, and it came the third one. And the first and the second project is helped to us to came to the main project. So in this page, we see the first one. It was really nice challenge to work in three projects in one semester for us, because, for example, I'm a bachelor student from Politecnico di Torino,
And I always work with one project during one semester. And for me, it was a very nice experience to work with some other projects to see what could be in a same site. This one. And then we came to our main project. Maybe Christy will present our... Yes. Good morning, Professor. As you can see from all our three projects, we have the same modular grid system. And this wasn't by accident. Actually, we observed the urban tissue of the area. And we deducted that it was made over a modular and rectangular system. We decided to take the same system and apply it to our project for it to resemble more the area. And we decided to use it in a 2D and a 3D to give it more volume. And as you can see also from our mass plan, our project is more triangular. It's because we have an important element in the area, which is the pagoda, as Professor Marco said earlier. And we decided to direct all of our direction towards the main element, which gave us this triangular shape. And as you can see also from other perspectives, if you can change the slide. Okay, we have this wavy shape, and we took this shape from all the traditional Chinese houses in the area and from also the pagoda. And this gridded modular system gave us a game of shadows inside of our project, which resembles also the interior of the pagoda. Yasmin, if you can change it. We prepared actually a catalog showing how our system works. Because it's good to dream about the system, but it's also good to show that we thought about it and that it could really work. We showed many construction systems, like connecting the beams together. And this was our final maquette, our final product, which we presented during the final jury. So, Professor is laughing. with the pineapple, we can close the presentation. Yes. Okay. Thank you very much. Era una prova di carico. Era una prova di carico. Okay. Thank Grazie you. Mille. Adesso ci spostiamo sull'italiano perché invece le altre due atelier, che è la denominazione corretta. Sono architettura ambiente e spazio costruito, architettura e forme strutturali, quindi due atelier gemelli di questi due che abbiamo appena visto. Quindi passerei la parola, se sono pronte, alle nostre colleghe Paola Gregori e Rossella Maspoli, che possono condividere il proprio schermo. Non so chi parla di voi due. Buongiorno a tutti, direi che probabilmente incomincia Paola a fare questa presentazione, poi faremo fare qualche breve spot a qualche studente. Non so se adesso Paola è pronta per cominciare. Non la vedo. Non so se c'è qualche problema, in ogni modo se mai posso cominciare io a fare una breve presentazione. No, attivo l'audio. Perfetto. Scusatemi, attivo l'audio e condivido lo schermo. Condivido io adesso, faccio vedere solo due immagini okay. Di Paola, grazie di metodo, e tu puoi cominciare a parlare. Ok, ci siamo, grazie. Ok. Allora, il nostro atelier ha sviluppato il tema della rigenerazione urbana di un'ampia area al centro di Torino, che è quella dello scalo Vallino alle spalle della stazione ferroviaria di Porta Nuova, la cui dismissione in realtà ha già prodotto alcuni importanti interventi di trasformazione. Quindi il progetto che è stato chiesto agli studenti si è dovuto inserire all'interno di un processo urbano già in atto, di cui lo studente ha dovuto evidentemente prendere conoscenza e padronanza per porsi come un protagonista attivo sia nel dialogo con le tracce delle preesistenze del passato, sia però con appunto le nuove costruzioni
alcune già realizzate, altre previste, e sia anche con i vari attori presenti, chiaramente la committenza, gli abitanti, ma anche i programmi urbanistici, i vincoli esistenti, eccetera. Quindi da questo punto di vista vado io a condividere, Rossella? Si vede lo schermo adesso, il mio schermo? Sì? Sì, adesso vediamo il tuo schermo, Rossella. Si vede, Rossella. Ma faccio passare velocemente quelle che erano la presentazione delle nostre slide analisi. Gli studenti chiaramente si sono dovuti collocare a questo vasto tema che a Torino ha riguardato la rigenerazione appunto di tutti questi siti dismessi, e evidentemente il processo progettuale si è costruito a partire da una interpretazione critica delle condizioni attuali, che sono condizioni spaziali, ambientali, ma anche, ripeto, di tutta la strumentazione urbanistica presente, e chiaramente hanno, attraverso una mappatura di quella che è la situazione attuale nei suoi spazi pubblici e privati, ma ampliando lo sguardo al quartiere e talora anche a settori della città, gli studenti hanno dovuto cercare di comprendere quanto anche il programma funzionale previsto, che prevede sostanzialmente la realizzazione di spazi commerciali a partire dalla COP, realizzazioni di studentati, di residenze, realizzazioni di terziario, quanto diciamo il programma funzionale previsto potesse essere anche compatibile con quelle che erano le aspettative o le attese anche della comunità, diciamo, di residenti e utenti di quell'area, perché appunto sono utenti che spesso hanno un tipo di attività transitoria nella zona. Però appunto all'interno di un quadro già predisposto. Quindi condividerei io. Ok, perfetto. Bene, così mandiamo un po' di immagini che abbiamo mandato a Telearchitettura. Quindi io mi date la possibilità di condividere, però? Credo che tu lo possa fare, Paola. Credo sì, che lo tu puoi possa... fare. Ah, ok. Allora, nel senso che noi abbiamo mandato le immagini a Telearchitettura e sinceramente non pensavamo di doverle, scusate, già ho sbagliato, di doverle riprendere tutte, per cui pensavo che fosse quello che noi avevamo mandato. A questo punto le abbiamo raccolte, lo vedete? Sì, sì, vediamo il tuo... Lo schermo? Ok. Sì, vediamo il tuo schermo, sì, sì. Va bene, e quindi diciamo l'area è un'area molto vasta che tutti voi conoscete anche molto meglio di me, ed è un'area su cui adesso Rossella parlerà, e la questione è stata appunto quella di trovare un equilibrio tra una situazione preesistente anche di edifici esistenti che sono stati vincolati dalla sovrintendenza, ma la gran parte di tutte le strutture ferroviarie sono state demolite. Ci sono delle tracce evidentemente di quelli che erano anche proprio le strutture dei binari ferroviari di questo scalo merci. Gli studenti hanno dovuto però confrontarsi anche appunto con il nuovo edificio delle biotecnologie, ripeto, con quello che è un programma urbano che in realtà si attuerà di qui a poco. Io lascerei la parola a Rossella. Paola, se evidenzi le immagini facciamo un loop, così facciamo passare i progetti. Sì, adesso lo faccio. Sì, sì, lo faccio, vado avanti. Io vado avanti. Se tu vuoi dire qualcosa invece su questo scalo. Sì, noi abbiamo lavorato su un caso reale, su un caso in itinere, che è quello appunto dello scalo Vallino, che è una delle realtà urbane in trasformazione del sistema ferroviario di Torino, ma confrontandola anche con molte altre realtà urbane, e questa è... Professoressa, mi scusi se la interrompo, ma non vediamo le slide che sta passando, vediamo solamente la cartella. Ah, non vedete le slide? No, no. Vediamo solamente la cartella. Oddio. Devi evidenziarla e aprirla. Adesso? No, vediamo sempre la cartella. Oh, forse ha condiviso la cartella e non lo schermo. Ah. Ma sei in condivisione di schermo, mi dice però, eh?
Vediamo però la tua cartella, se vuoi provo a lanciarla io, non c'è un problema. Io posso lanciare una parte di PPT che ho preparato adesso mentre e facciamo così, lancio una parte di PPT e per il resto non lo so, pensavo che fossero le slide della telearchitettura, insomma, sinceramente, non di doverle risistemare, quindi mi sono trovata in difficoltà. Allora, chiudo questo. Per riprendere il tema, quindi è un tema complesso di un'area ormai semicentrale in corso di trasformazione, per cui questo ci ha permesso di andare a individuare anche le difficoltà del processo e mettere in attenzione con gli stakeholder reali quali sono state le condizioni della trasformazione in questo momento in corso, dove c'è appunto una parte di patrimonio ferroviario industriale ottocentesco salvaguardato, una parte di anche architettonicamente dissonante di nuova architettura del centro delle biotecnologie e una parte in attesa di un piano di recupero che dovrà dare forma a questo scalo, cioè a questo spazio inserito sotto il sottopasso di Corso Sommeier, quindi in un'area conclusa, in un'area separata dalla città che in prospettiva oggi comincia a riaprirsi alla città. Quindi questo ci ha portato ad avere una caratterizzazione importante nella prima parte analitica per andare a considerare. Adesso si vede, perfetto. Per andare a considerare quello che è il potenziale ruolo urbano di quest'area. Quindi, come avete visto prima passare velocemente, l'analisi ha riguardato i temi della socialità, dell'economia, della mobilità, e un'attenzione specifica all'analisi dal punto di vista ambientale riguardo appunto alla possibilità di miglioramento dell'ambiente, in qualche modo la rinaturalizzazione di quello che è il brownfield ferroviario e allo stesso tempo l'attenzione a quelle che possono essere le condizioni climatiche, le condizioni di resilienza che possono venire dalla ricostruzione di questo ambiente, di questo, diciamo, che era un cluster chiuso, e andare a individuare anche tutto quello che è il problema della gestione delle risorse idriche, dei rifiuti, della riconnessione della viabilità e anche una condizione dal punto di vista sociale, quindi l'analisi è stata anche interessante, mettendo in gioco testimonialità e stakeholder sul territorio di quelle che sono le condizioni oggi di operatori, di city user, di potenziali nuovi abitanti che possono entrare in gioco in quest'area. E quindi l'uso sociale, l'uso dell'inclusione, oltre ai fattori di ricostruzione del sistema ambientale, è stato uno degli elementi determinanti alla base della ricerca progettuale. E l'indicazione, per esempio, di un sistema di piazze, di luoghi di continuità aperti, di una città dei 15 o dei 20 minuti che ritrova in questo luogo una sua nuova centralità, è stato uno dei temi essenziali della progettazione. Quindi se vuoi magari adesso faccio vedere ancora alcuni casi di studio, il tema è stato quello di passare proprio da un concetto di riconnessione del sistema ambientale, sociale ed economico a un tema di scelta di quelle che erano le condizioni operative del progetto. Quindi il progetto ha dato forma, morfologia, ricostruito una tettonica che non esisteva, cercando di andare a individuare l'uso di materiali e di tecnologie sostanzialmente innovative e ecosostenibili, cercando di compensare quella che era la domanda attuale, cioè quella in itinere del piano di approvazione, una parte commerciale degli usi di
student housing, degli altri usi dal punto di vista residenziale e un sistema di terziario. Quindi l'analisi è arrivata a individuare edifici articolati sul piano del Vallino che fanno riferimento appunto a questa missite funzionale, quindi accompagnando ognuno con una scelta costruttiva, con una scelta di dettaglio tecnologico, in una situazione di cui vedete qui in parte gli esiti, perché anche noi abbiamo avuto un processo abbastanza lungo con delle difficoltà ad avere continuità in tutte le fasi di lavoro, anche per carico didattico complessivo, oltre a quello dell'atelier, e quindi quello che abbiamo presentato anche per Tell'Architettura è un po' una situazione intermedia, perché la conclusione sarà quella poi degli esami attorno al 14 febbraio, quindi siamo ancora in una fase attiva di lavoro. Ma in ogni modo il discorso del sito e del suo processo ha incontrato un forte interesse da parte degli studenti ed è rilevante questa attenzione proprio a ricostruire un contesto, un sistema ambientale come città nella città. Su questo magari se Paola vuoi dire ancora qualcosa o se no facciamo intervenire direttamente. Io farei intervenire direttamente gli studenti con le loro tavole perché ripeto è stato un po' complesso, ero sicura che si potesse utilizzare i file che avevamo mandato a WeTransfer. Comunque sì, c'è stata un'attenzione particolare, diciamo, a questo sistema degli spazi aperti, l'area è molto ampia, quindi nonostante le cubature previste siano cubature abbastanza importanti, quello che abbiamo cercato di far capire loro è il modo di relazionarsi a un tessuto storico comunque preesistente, possibilmente anche di rileggere le tracce esistenti dello scalo e di operare attraverso un sistema di spazi aperti che fosse in grado di creare una nuova centralità. Poi ogni gruppo, diciamo, ha interpretato in maniera diversa questa centralità, evidentemente. Quindi io lascerei la parola a qualche studente, se ce lo consentite, che veramente in uno o due minuti ci racconta magari il proprio progetto. Sara Nistri, Sara, vuoi iniziare te? Certo, assolutamente. Sì, vi dico solo che se volete appoggiarvi a Tell'Architettura, comunque potete tranquillamente farlo e condividete lo schermo, andate su Tell'Architettura e chiamate. Vabbè, adesso a questo punto faccio passare io le tre tavole fondamentali del io in realtà avevo preparato la slide. Brava, ok, Sara, se hai la slide pronta, allora fai passare la tua. Perché... Ok, allora come già accennato dalle professoresse, il nostro atelier ha indagato i temi riguardanti sia la regione... Non si vede, però. Scusi? L'immagine non si vede. Oh, mannaggia. Condividere lo schermo. Okay, adesso? Dovrebbe arrivarci. Ecco, adesso. Ok, dicevo... Anche appunto ha indagato i temi della rigenerazione e dell'integrazione nel tessuto urbano consolidato, vista anche la presenza di edifici storici e di un processo urbano già in atto che è stato quello appunto che è quello della costruzione del polo di biotecnologie. E, il sito del progetto è un sito da anni appunto dismesso, che oggi è oggetto di discussione e ha fatto sì che la nostra intuizione sia stata guidata, cioè abbia guidato il concept di progetto che è stato quello di intendere questo sito come un luogo liminale, ovvero una zona filtro che è attraversata da un flusso che per noi è questo nastro giallo che vediamo nelle immagini, che riprende anch'esso i tracciati storici dello scalo ferroviario, che idealmente parte dal Lingotto, si proietta verso il quartiere di San Salvario e ci può portare fino a Crocetta. Per quanto riguarda invece il manufatto architettonico, siamo partiti da un'analisi del costruito circostante, come si può vedere
dalla genesi dell'edificio. E questo perché abbiamo notato che la zona era caratterizzata da una preponderante presenza di una tipologia di case a corte, e per questo, partendo dalla corte, l'abbiamo smontata, l'abbiamo scavata e poi riaperta, creando quindi all'interno, ad un piano inferiore a livello zero, dove abbiamo una zona completamente pedonale costituita da un sistema di piazze e di giardini. Quindi al piano meno 3, quindi diciamo in un piano parzialmente interrato, abbiamo creato questa piazza che l'abbiamo intesa come una vera e propria agorà, quindi come un luogo di scambio e di socialità tra i residenti, che verranno poi attratti sia dalla presenza della zona commerciale che abbiamo inserito appunto al piano interrato, e sia per gli abitanti appunto che abitano nelle zone circostanti, che possono essere anche semplicemente dei fruitori del parco o dei fruitori degli impianti sportivi che sono già presenti. Per quanto riguarda l'ultima materia di indagine, è stata quella tecnologica, quindi siamo andati a lavorare fino ad analizzare l'edificio fino ad una scala al 20, quindi andando a definire sia dal punto di vista dei materiali, che nel nostro caso è stato quello di... Non sei passata, Sara, rimane sempre la tua slide iniziale. Tu hai parlato, ma è rimasta la slide iniziale. Aspetti, allora proviamo così. Va bene. Perché c'è stato... Vabbè, adesso il tuo discorso mi pare... Adesso, diciamo che la cosa importante è anche capire che loro hanno dato molto spazio, come avete visto, a un sistema di verde. Gli stessi edifici sono edifici che portano il verde. Questi terrazzamenti si pongono come una sorta di placca tettonica, sebbene di una certa volumetria, su questo appunto grande lotto da edificare. Quindi diciamo l'elemento ambientale è stato un elemento molto importante, sia alla scala ambientale all'interno di quello che era un vuoto abbandonato e in stato ancora di parziale demolizione. Sentiamo magari ancora rapidamente magari anche Irene Rosso, che se hai una tavola, se no la mettiamo noi. Buongiorno, ce l'ha il mio compagno Francesco, condivide lui lo schermo magari, se c'è. E poi? Eccolo. Ok, allora, vi condivido subito. Ok, Irene, se vuoi cominciare intanto a parlare, anche tu un paio di minuti proprio per esprimere la logica del tuo progetto. Sì, condivido poi direttamente quella del docente, direi, così sai di che cosa parlare. Va bene. Allora, penso che il focus centrale del nostro progetto è sicuramente il concept da cui è nato tutto. Siamo partiti dai due problemi che abbiamo riscontrato facendo le analisi, cioè in quell'area, esatto, in quell'area era necessario avere molte più aree verdi. Gli abitanti, grazie ad alcune interviste fatte, volevano dei luoghi più sicuri e dei luoghi dove potersi incontrare. Quindi abbiamo sviluppato questo concept che è formato da due U, due magneti, noi li abbiamo chiamati, che vanno a creare due collegamenti dai due assi principali, quello da Corso Sommelier e quello da Via Nizza. E la U che collega l'area da Corso Sommelier è quella costruita, il volume che abbiamo inserito nell'area, che va ad ospitare in una parte uno studentato o comunque una residenza temporanea, mentre nella parte centrale, esatto, quella lì curva, siamo andati ad inserire la zona commerciale. Mentre l'altra U, quella che va a collegare Via Nizza all'area, è solamente un disegno a terra che va a ricreare tutti i flussi all'interno dell'area. E incrociando queste due U abbiamo creato quattro spazi di socialità che hanno funzioni diverse tra di loro. Uno
più legato alla residenza, più libero, uno più legato ai giochi e allo sport, per dare a tutti la possibilità, insomma, di sfruttarli. E, non so, Francesco, vuoi aggiungere qualcosa? Ma forse poi direttamente qualcosa sull'edificio. Il nostro focus è stato appunto questo, di questo edificio commerciale. Una delle difficoltà che abbiamo riscontrato, essendoci poi anche noi sicuramente in misura minore rispetto all'atelier parallelo, ma sulle strutture, un nostro caso specifico era che l'aver lavorato su una forma curva ci ha poi creato qualche difficoltà nel momento di definizione di una struttura, perché dovevamo lavorare anche con un piano, con un piano interrato. Poi per il resto, passando poi all'aspetto dei materiali, il nostro edificio ha fatto ampio uso in facciata di legno, avendolo utilizzato già per il disegno a terra, e quindi appunto ci è sembrata la scelta migliore nella contestualizzazione di un progetto che era immerso poi in uno spazio, in uno spazio verde. Però sì, tutto sommato ribadirei quanto detto già dalla mia compagna, ossia che i due dalla caratterizzazione dei vostri come degli altri progetti viene fuori una estrema attenzione alla ricostruzione di un sistema vegetativo come spazio aperto alla città, come mediazione all'interno di un'area dove il verde è assolutamente assente dal punto di vista di spazio interstiziale d'uso diretto, e quindi andare a ricostruire un sistema di comfort ambientale e sociale all'interno di un sistema che ha le regole del gioco, quindi una densità edilizia non poi irrilevante. Infatti avremmo potuto costruire di più oggettivamente in quell'area, però è stata una nostra scelta. Esatto, sì. Va bene, direi che quindi noi abbiamo dato uno sguardo su quelle che sono state le esperienze dell'atelier. Se ci sono delle domande, avremo ancora altri progetti da presentare, ma chiaramente li potete vedere tutti poi su Telearchitettura, alcuni non completi, ma ci sono. Che noi li abbiamo presentati. Li abbiamo presentati tutti, nel senso che abbiamo fatto presentare a tutti i gruppi, sia quelli che hanno sostenuto l'esame nel primo appello, sia quelli che lo sosterranno il 14. E quindi abbiamo chiesto a tutti di partecipare, abbiamo voluto inserire comunque tutti i progetti, anche se alcune tavole non avevano raggiunto chiaramente la compiutezza finale. Abbiamo preso questo rischio e ringraziamo tutti, ringraziamo anche i nostri due assistenti che oggi per motivi diversi non ci sono, che sono per progettazione Antonio Sorrentino e per tecnologia Manuel Ramello. Sì, che sono stati assolutamente un supporto fondamentale. Una cosa solo vorrei dire, che a attinenza, diciamo, con il semestre, gli studenti hanno faticato moltissimo per le consegne intermedie e per sviluppare il progetto, un po' per la complessità del tema, sono partiti appunto da analisi anche a larga scala e per arrivare poi a un dettaglio al 20, un po' perché effettivamente i workshop che sono stati previsti, e su questo vorrei che Mauro Berta un attimo riflettesse, hanno in realtà occupato tantissimo tempo di tutto il semestre. Cioè non sono stati dei workshop introduttivi che poi si sono chiusi, quindi gli studenti hanno avuto molta difficoltà, ne hanno parlato con noi e per tenere insieme tutte le cose. Ecco, forse qualcosa va rivisto su questo, se sono workshop introduttivi devono anche finire entro un certo limite di tempo, non possono trascinarsi per l'intero semestre. Ecco, questa è una cosa che mi sento di dire, perché, ripeto, loro hanno sofferto moltissimo e faticato tantissimo per tenere insieme tutto. Bene, grazie. Grazie, grazie a voi. Grazie. Ti posso anticipare, Paola, che sarà oggetto di ampie discussioni nelle prossime riunioni del collegio questo tema che tu hai introdotto. Come sempre io invito i nostri colleghi e anche gli studenti a avanzare eventuali domande e osservazioni su questa presentazione che è stata fatta.
intanto che aspettiamo eventuali osservazioni, io vorrei dire solo una cosa, non è neanche una domanda, è proprio un'osservazione. Io penso che questo tema che avete scelto sia straordinariamente interessante, perché per tante ragioni e anche per il fatto che, curiosamente, nonostante la centralità di questo luogo, ha sempre resistito moltissimo alla trasformazione, cioè è sempre stato molto resistente rispetto a qualsiasi tentativo di trasformazione. Credo che in parte, oltre al fatto che ci sia dentro RFI, che ha tutte le sue latenze che conosciamo molto bene, credo che in parte sia anche dovuto proprio alla difficoltà morfologica di questo luogo, perché questo fatto di avere due lati ciechi, proprio due margini linciani nel vero senso della parola, sono uno la ferrovia e l'altro, diciamo, il fronte del cavalcavia che pian piano si alza, anzi del cavalcaferrovia, che pian piano si alza, lo rende sicuramente un luogo complicato. E personalmente una delle cose che trovo più interessanti, anche in quello che insomma mi passo di vedere all'interno delle tavole, oltre ai diversi modi di occupare il lotto con l'edificato, è proprio il modo in cui si può tentare di esplorare la modalità di raccordo tra il piano della città e il piano del cavalcavia, che invece permette di sorpassare la ferrovia. Questo credo che sia una delle cose più difficili e al tempo stesso più stimolanti di questo luogo. Addirittura ricordo che una vecchia proposta del piano regolatore prevedeva di prolungare Corso Raffaello, poi attaccarlo in qualche modo al cavalcavia, ma poi ovviamente era impossibile perché prevedeva la demolizione del primo tratto del cavalcavia, dove però ci sono già tutti gli edifici costruiti alle altezze giuste in pregio, quindi sostanzialmente è impossibile se non demolendo anche tutto l'edificato che c'è in quella zona. Per cui ecco, trovo che sia particolarmente centrato, soprattutto in un'unità di progetto, in un atelier come questo, che si propone di ragionare sul rapporto tra architettura e spazio urbano, quindi la costruzione del suolo urbano e anche dei piani della città come motore per la costruzione anche edilizia della città. Mi sembra particolarmente azzeccato. Ma infatti uno dei problemi, diciamo, iniziali, proprio principali, è stato proprio quello del dislivello fortissimo che esiste, però anche della possibilità, vuoi alcuni studenti lo hanno sviluppato con un accesso pedonale che permette, diciamo, di scendere appunto a livello di via Nizza, alcuni diciamo hanno anche previsto la possibilità di un accesso veicolare ai parcheggi interrati, perché ripeto, il programma funzionale era in gran parte dettagliato, poi gli studenti, come hanno anche detto, a volte hanno diminuito la quantità di cubatura che è prevista proprio per lasciare un polmone di verde. Però ecco, sì, il primo problema è stato proprio quello, cioè come poter raccordare questi due piani l'uno all'altro, cercando una connessione urbana che non fosse solo sul fronte di via Nizza, ma anche rispetto a, appunto, a Corso Sommelier. Quindi sì, è un tema molto complesso, comunque farlo in 3 mesi e mezzo, insomma, ha portato indubbiamente una grande quantità di lavoro agli studenti, però come dicevo anche prima, anche relativamente a questa presenza dei workshop, che secondo me si sono troppo prolungati e alla fine sovrapposti. Va bene. Sì, condivido quest'ultima osservazione, che sicuramente ha prodotto delle criticità gestionali dell'atelier, e sicuramente mi sembrano molto opportune le osservazioni di Mauro, proprio perché la visione anche nelle diverse spazialità, nelle diverse dimensioni della luce, dell'aria, del suolo, di questo luogo, ha dato proprio l'idea di creare un quartiere di comfort ambientale, psicologico, oltre che di ridisegno paesaggistico all'interno proprio della città densa, che è un'occasione ormai abbastanza rara. Bene, vi ringrazio e passerei, last but not least, alla quarta unità di progetto che presentiamo ora e che ha visto impegnati i professori Costantino Patestos e Giuseppe Ferro. Costantino, Giuseppe, non so chi di voi due è presente, immagino Costantino, io, perché lo vedo. Okay. Sì, inizio io e poi vediamo, perché c'erano dei problemi. Prego. Credo, essendo anche a delle questioni da
burocratici, essendo direttore del dipartimento il professor Fero, vediamo se riuscirà a intervenire. Comunque io inizio a... Grazie per il... last but not least, non si sa, forse last list, vediamo, io cerco di... un attimo, condivido. Vediamo, sì. Vediamo le tue immagini, vediamo il tuo desktop. Sì, sì, diciamo il cartiglio, chiamiamolo così. No, io dirò due o tre cose molto velocemente, poi passerò a vedere. Comunque anche noi non presentiamo tutti i progetti, perché appunto c'è il settore mostra di telearchitettura. Allora, se qualcuno è interessato, può rivolgersi appunto a questo settore. Ecco, il tema, come tutti i temi degli atelier dove... presto diciamo la didattica, è l'edificio collettivo nella città, diciamo un tema generale, un tema che ci permette tra le altre cose affrontare questioni sempre attuali, cioè fare delle riflessioni su certi temi di architettura sempre attuali, qual è il luogo, il tipo edilizio, il decoro e la costruzione, ovviamente visto che l'atelier appunto si capisce dal titolo architettura e forme strutturali. Cerca di indagare sul rapporto tra composizione da una parte e costruzione dall'altra. Io credo che è molto importante questo perché, almeno per quanto mi riguarda, e parlo dal punto di vista ovviamente della composizione, essendo un compositivo come si suol dire, l'opera architettonica è il, diciamo così, un incontro, si spera felice, tra la generalità del tipo, cioè un'idea che ha un valore generale, che incontra, come dicevo prima, le particolarità del luogo, le particolarità del contesto fisico, diciamo, ma è anche spirituale. Questo, come dire, sembra un po' un atteggiamento antico, diciamo, no? Antico nel senso non nobile del termine, perché tanti ormai non si interessano di questo rapporto, dicono ma dappertutto chi se ne frega del luogo, diciamo, il contesto non ha più un valore che ha avuto nel passato, almeno per quanto riguardava, diciamo, gli elaborati, le elaborazioni anche teoriche della cosiddetta scuola di architettura italiana, cioè la via italiana al progetto, come si chiamava, degli anni fine 60, 70, 80, 90. E per noi però è molto, molto importante questo rapporto. E, particolarmente per quanto riguarda la costruzione, è una mia profonda convinzione, ovviamente faccio riferimento a una certa scuola di architettura, che la costruzione non può essere, non dovrebbe essere un semplice, mero, diciamo, strumento per realizzare una idea di architettura, un'idea progettuale, ma deve essere invece un elemento del progetto, un elemento fondativo addirittura del progetto, che insieme ovviamente alla scelta del partito architettonico, quello appunto alla scelta compositiva, porta alla costruzione di un'opera che è costruita e pensata e, come dire, ideata in una certa maniera, risulta essere un'architettura come metafora della costruzione. Poi questo rapporto ovviamente nelle varie architetture in generale, ma anche quelle che vi faremo vedere o avrete modo di vedere, ripeto, nel settore mostra di telearchitettura, è evidente, è meno evidente, molto evidente, e addirittura arriva ad essere, come dire, molto, molto importante, arriva a far coincidere la costruzione con l'architettura in certe scelte che riguardano la tettonica, diciamo, particolarmente adesso per schematizzo anche per questione di tempo, diciamo, che usano la cosiddetta tecnica del diagrid. Vedremo qualche esempio. Il tema, come negli ultimi anni, l'edificio costruito, sviluppato, diciamo, in altezza, cioè la torre,
per usare un termine un po' più nobile, oppure il grattacielo. E la differenza, forse inizio a far vedere, ecco, e la differenza con gli altri anni è, il tema è lo stesso, ripeto, è edificio costruito in altezza, ma la differenza è il luogo, cioè la parte di città dove questo edificio viene ideato, viene progettato. E devo dire che, per due parole, perché qualcuno ha accennato, casomai ci sarà un dibattito dopo una discussione, non diciamo parola, un dibattito, diciamo una discussione più o meno approfondita, cercherò di intervenire, ma per quanto riguarda il sistema, non mi piace usare la parola metodo perché rimanda a certi atteggiamenti, diciamo, della, come possiamo dire, della storia o dell'esperienza modernista, allora più come dire, è molto più forse interessante, non crea confusione, diciamo, il termine sistema compositivo, e, come dire, è costruito su due aspetti, è fondato su due aspetti. Da una parte lo studio, anche nel nostro caso, appunto, condivido le cose che sono dette prima, il tempo è quello che è, come dire, lo studio anche veloce, rapido, del contesto o anche della parte di città, qui siamo a Torino, poi dirò due parole riguardo l'area, da una parte, e diciamo, i riferimenti architettonici, la tecnica compositiva dei riferimenti architettonici dall'altra, che certe volte crea dei problemi. Quando parlo di riferimenti intendo architetture che possono essere nella loro totalità instradare il nuovo progetto, no? Orientarlo, oppure anche solo elementi di architetture che possono essere ricomposte, diciamo, ricombinate e creare nuove architetture. Dicevo che queste cose spesso creano qualche confusione, diciamo, perché alla fine gli studenti pensano che sia una scorciatoia questa, dice, ma prendiamo un'architettura e la riproponiamo mutatis mutandis, ovviamente, e invece non è questo. Cioè, la questione è capire che l'architettura deriva da altre architetture, secondo il nostro punto di vista, ovviamente, perché, come diceva anche, adesso uso una citazione, come diceva Aldo Rossi, noi dobbiamo sapere con precisione, formulare con precisione e dire da quale architettura proviene la nostra, anche la nostra architettura. Ecco, per questo, per quanto riguarda, diciamo, il sistema. Ripeto, lo sottolineo con i pericoli di una certa confusione. Allora, dicevo, edificio costruito in altezza, cioè il grattacielo, e come mi piace sottolineare, tutti i temi che noi assumiamo nel nostro atelier partono dalla verità, partono dalla realtà, partono da questioni che riguardano veramente la città, in questo caso, ripeto, la città di Torino. Allora, qui vediamo l'area generale, forse qualcuno è riuscito a individuare, questa è la nuova stazione di Porta Susa, invece questa qui è la vecchia, che rimane, diventerà, credo, un albergo. E noi lavoravamo prima di fronte alla nuova sede della banca Intesa San Paolo, cioè l'edificio piano. E invece adesso ci spostiamo all'inizio di via Cernaia, a un edificio molto importante dal punto di vista della storia urbana, cioè il cosiddetto grattacielo RAI, che grattacielo non è, se vogliamo, perché almeno di vista burocratico, grattacielo è un edificio che supera i 100 metri e questo è un po' meno di 80. Allora lì c'è l'idea, perché ormai non fa parte, non è una sede RAI l'ha venduto, eccetera, e c'è l'idea di uno certo restyling, una rifunzionalizzazione. Adesso c'è uno studio per capire se vale la pena mantenerlo o è più interessante, diciamo, demolirlo. Comunque noi abbiamo assunto questa seconda ipotesi, cioè per noi
l'edificio va demolito, è una ipotesi, non perché ci piace demolire e sostituire tutti gli edifici della città con le nostre bellissime e importantissime architetture, no? Come siete architetti, facciamo la pulita, diciamo, per proporre la nostra architettura, oppure peggio ancora, adesso forse faccio un inciso, e le architetture che consideriamo brutte le demoliamo e le sostituiamo con altre considerate belle. Non è assolutamente questo l'atteggiamento, però ci sembrava, almeno mi sembrava, assumo io la responsabilità, più importante un progetto ex novo, anche dal punto di vista didattico ovviamente, no? Che ovviamente parte dalla realtà, ma va o certe volte la supera, diciamo, no? Non subisce certi aspetti negativi dell'attualità. Allora possiamo parlare anche di una specie di progetti futuribili, non futuristi ma futuribili, cioè che potevano essere realizzati in altre situazioni economiche, sociali, eccetera, eccetera. Allora andiamo avanti, cercherò di essere molto veloce. Qui vediamo, facciamo uno zoom, si vede adesso, si riconosce molto bene l'attuale edificio, che non è, ripeto, non è più sede RAI. Vedete questa via Cernaia e la piazza 18 dicembre, importante, è una importante comunque porta di città, porta urbana, come la chiamiamo, e diventa ancora più importante con la sistemazione di Porta Susa. Vedete qui, qui c'è la metropolitana, diciamo, e questa è una dei due ingressi della nuova stazione, e comunque, ripeto, è uno degli importanti assi di penetrazione della città via Cernaia, una via che non è porticata nella sua totalità assolutamente, perché spiegherò dopo perché lo dico, e sicuramente il portico riguarda l'attuale edificio e la parte forse, come dire, al di là della strada. Dunque la questione che abbiamo affrontato la prima per quanto riguarda la morfologia è mantenere o meno il portico, che è una cosa molto, un elemento molto importante, comunque importantissimo secondo me per la città di Torino, perché per quanto mi riguarda, essendo uno che arriva da fuori, diciamo, Torino è una bellissima città costituita di piazze, portici, corti, librerie e caffè. Comunque qualcuno l'ha mantenuto, la maggioranza, e qualche altro no. Il programma funzionale è volutamente misto, cioè abbiamo promosso una polifunzionalità pensando che, ripeto, mutatis mutandis, poteva essere una piccola parte di città costruita in verticale, questa era l'idea. Comunque c'è residenza privata, c'è un albergo nell'ipotesi, uffici ovviamente, un piccolo museo, spazi espositivi, eccetera, eccetera. Non è come dire, non c'è niente di particolare, le questioni e le funzioni che proponiamo per la città, diciamo per alcune parti di città. Andiamo avanti. Questo è l'edificio attuale. Un edificio anni 60, dicevo che è grosso modo meno di 80 metri di altezza, 73, 74, non mi ricordo. Noi invece abbiamo detto, visto che si ricostruisce, diciamo, di aumentarlo per farlo veramente un edificio costruito in altezza, allora abbiamo detto facciamo una volta e mezzo, cioè 120 metri grosso modo, che corrispondono a 120.000 metri cubi. Diciamo, vabbè, queste sono cose che almeno per quanto mi riguarda hanno un valore relativo. E andiamo avanti, vediamo questo. Dicevo, l'edificio è importante dal punto di vista storico, eccetera, eccetera. Anzi, però mi permetto di dire che non è niente, come dire, testimonia una certa architettura professionale. Nathan Rogers avrebbe detto che l'architettura dei mestieranti è una specie di international style, come dire, nemmeno a livello dell'esperienza internazionale, voglio dire,
un international style, passatemi il termine un po' scherzando, dei noi altri, diciamo. Però questo non è un motivo, ripeto, no? voglio chiarire questa cosa, anche se sarà qualche discussione dopo, per demolirlo, cioè dire ah, non ci interessa. Comunque ci sono anche dei problemi, abbiamo scoperto che ci sono dei problemi di amianto, no? È pieno di amianto, tanto è vero che non siamo riusciti ad andare, era vietatissimo. Pensavamo di fare un sopralluogo anche all'interno, eccetera. L'abbiamo dimenticato subito perché non era possibile. Comunque c'è un'ipotesi che comunque, ripeto, almeno così ci hanno garantito, prenderanno in considerazione gli attuali proprietari per capire appunto se vale la pena fare il cosiddetto restyling oppure demolirlo e costruirlo ex novo. Ovviamente non possono, come dire, non possiamo immaginare una specie di sopralcio lì, no? O rimane così com'è e diventa un'architettura attualizzata, diciamo, oppure viene demolito, eccetera. Ecco, io farò vedere adesso velocemente, ripeto, non era la mia intenzione di presentare i progetti in maniera analitica. E qui vedete c'è un'idea, come dire, che organizza il progetto, anzi lo divide in due, con due corpi di fabbrica. Cerchiamo di capire, qui vediamo il piano del primo, vedete questa specie di, come dire, di questa selva di pilastri che permette il movimento, la libertà, come dire, come una specie di una piazza, diciamo, pubblica, tra virgolette, coperta. Andiamo avanti, qui vediamo il prospetto e le sezioni. Devo dire adesso, pensavo di dirlo per l'ultimo, ma lo dico, colgo l'occasione, perché questi sono anche progetti che io, almeno io, considero interessanti, ma anche rappresentati abbastanza bene, diciamo, no? Anzi, direi bene. E condivido pienamente, ripeto, se sarà il dibattito intervengo, le cose che ha detto il mio amico professor Corbellini. Giovanni ha messo, come dire, tra le cose interessanti che ha detto, ha messo, possiamo dire, il dito nella piaga, perché anch'io quest'anno particolarmente ho visto che c'è qualche problema. Lo dico perché quasi il 95% degli studenti, i nostri studenti di quest'anno, provengono dalla nostra triennale e abbiamo verificato delle difficoltà. Non solo appunto di usare gli elementi architettonici, di inserirsi in una, sto per dire dibattito, ma diciamo anche una discussione, una chiacchiera, diciamo, addirittura sull'architettura, molte difficoltà. E poi abbiamo riscontrato difficoltà che riguardano ovviamente la rappresentazione. Alcuni è la prima volta che hanno sentito che ci sono delle ombre, l'uso delle ombre nella rappresentazione, perché conoscono benissimo i MIB, BIT, MIT, tutti i programmi, anche quelli che diceva Giovanni prima, eccetera, ma non sanno le cose. E non è colpa loro, è colpa nostra. Io lo dico della triennale, perché anch'io insegno nella triennale, allora certamente assumo la mia percentuale di colpa, diciamo così. No, comunque è da rivedere, perché veramente. E poi la questione che mi ha quasi scandalizzato, ci ha scandalizzato, è la questione dell'elaborazione della distribuzione, cioè, per dirlo banalmente, il disegno delle piante, che hanno avuto tantissime difficoltà. E parliamo di piante banalissime, no? Residenza, o non so, uffici, eccetera. Comunque, l'ho detto anche agli studenti, la prima colpa è nostra come docenti, e poi anche loro, che va bene, hanno le loro ovviamente colpe. Andiamo avanti, vediamo qui, ripeto, non voglio, questo è un secondo, un'altra, cercherò di essere velocissimo, un altro intervento, tutti gli interventi, non tutti gli interventi hanno occupato il suolo, come, perché l'attuale edificio è costruito e sviluppato lungo tutta l'area
diciamo, del loto. Qui vedete che sono quattro elementi, andiamo avanti, che vediamo benissimo. Qui c'è un edificio a corte, diciamo, no? Costruito attorno a un vuoto, una tipologia che contraddistingue la città europea, e non solo ovviamente, e, dove è una di questi elementi che riguarda, forse qualcuno forse potrà pensare alla nuova, come si chiama, la nuova libreria nazionale a Parigi, no, di Perrault, e una parte di questa viene sviluppata in altezza. Vedete la sezione, eccetera. Si capiscono che sono tre elementi di una altezza più bassa. Cioè, dico tutto questo per capire che abbiamo cercato, gli studenti hanno, sotto la nostra indicazione ovviamente, cercato di creare anche delle gerarchie del valore. No, non è un edificio appunto tutto che si sviluppa alla stessa maniera in tutta altezza, ma cerca di creare anche dei rapporti fra le volumetrie. Qui vediamo anche il portico, che ovviamente è un portico. Va bene, non voglio soffermarmi. Qui vediamo, credo, il terzo e ultimo edificio. Quello che vi dicevo, vedete, qui c'è l'uso, la tecnica costruttiva che è molto di moda negli ultimi anni, ma va bene, cioè io non voglio fare, il moralista o altro, dove c'è l'uso di diagrid che annulla, diciamo, la ricerca compositiva, o per dirlo in maniera più elegante, fa coincidere, come dicevo prima, fa coincidere la costruzione con la composizione, perché vedete, tanti forse conoscete, qui non so se abbiamo, vabbè, vediamo, questo è interessante perché si crea un grande atrio, vedete, quasi la metà è piena, l'altra metà è vuota, coperto, ovviamente ricorda un po' la sistemazione di Porta Nuova, no? Se qualcuno ha occasione di frequentare Porta Nuova, qui vediamo una sezione, già la corriamo. Ecco, vedete qui che appunto c'è la ricerca, mi sembrava interessante questo, l'edificio vero e proprio, diciamo il grattacielo vero e proprio, questa specie chiamiamola così, di recinto urbano, no? Che prepara, diciamo, crea un rapporto intermedio tra città, tra questa parte di città e il nuovo edificio. Qui vediamo ovviamente l'interno. E qui credo l'ultima che si vede la mattina. Tanti, voglio dire, questa è stato per me, è una cosa forse molto personale, molto privata, che riguarda l'atelier, però per me è stato un ritorno dell'architettura espressionista, anzi la rappresentazione dell'architettura in maniera espressionista, perché tantissimi, e visto che tutti hanno usato il vetro nel bene e nel male, anche lì è... possiamo aprire una discussione sugli input che ricevono gli studenti anche dall'esterno, dalle riviste per lo più, e purtroppo molto di meno dai libri, sui nuovi materiali, sulla trasparenza, sulla questione della leggerezza dell'architettura, eccetera, che però appunto, come certa architettura del vetro espressionista, Class Architecture, si evidenzia, riesce a rappresentare il suo carattere vero e proprio durante la notte. Vedete la rappresentazione in quella di basso, no? Dove c'è questo rapporto tra la costruzione, diciamo, gli elementi che non sono illuminati e gli spazi che qui vengono evidenziati attraverso la luce. Non credo di dover dire altro io, non riesco a vedere se il professor Ferro è riuscito a essere con noi, perché ripeto, scusarlo, ma sapete, sono varie
vari impegni, particolarmente per chi si occupa anche di amministrazione. No, colgo solo l'occasione per dire che certo, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, oddio, non so, speriamo che non porta sfortuna, diciamo. Speriamo che l'ultima volta che si fa il final o la final review in remoto, no? E oltre che un augurio, per me è una certezza da quello che ci dicono, no? Perché ormai stiamo uscendo, pare, da questa emergenza. Allora anche la scarsa, mi permetto di dire, anche da parte nostra, dei nostri studenti, io non ho visto nessuno, credo, fino adesso, è dovuta anche a questo fatto che quando nel passato, se ricordate, facevamo tutti insieme, eccetera, il dibattito, polemiche, interessante, e poi si facevano gli esami, erano presenti per forza gli studenti. Invece fare questa cosa, lo capisco, non è una critica verso l'organizzazione, non potevamo fare diversamente, no? Ripeto, lo capisco. Però fare in due momenti diversi, e mi complimento con gli studenti e le studentesse presenti, richiedono uno sforzo. Non tutti sono, come dire, convinti, parlo degli studenti. Allora il fatto di far coincidere la presentazione, la final review, con gli esami, come dire, non è molto bello quello che dico, mi dispiace, però quasi obbligava gli studenti a essere presenti e partecipare. Speriamo bene per il prossimo anno o addirittura per il secondo periodo didattico, che secondo me sarà possibile, non solo auspicabile, ma anche altamente probabile, di fare le final review in presenza. Basta, chiudo qui. Grazie Costantino. Come faccio a togliere? In alto dovreste avere... interrompi condivisione, certo. Esatto. Ecco. Grazie Costantino. Grazie per la presentazione. Non vedo collegato Giuseppe Ferro, quindi presumo che non sia riuscito a raggiungersi. Eventualmente, se poi riesce a aggiungersi prima della fine della riunione, chiaramente gli diamo la parola. Grazie anche per questo tuo sguardo ottimistico sulle prossime final review. Mi auguro proprio che tu abbia ragione. Speriamo. Allora, anche in questo caso ovviamente invito colleghi e studenti a prendere la parola. Dal canto mio direi che siete stati profetici, perché proprio di dicembre la notizia che il gruppo IT si è aggiudicato la proprietà del grattacielo della RAI, e credo che sia partita una grossa operazione immobiliare proprio su quella zona. Non mi sono riferito, perché dicono dobbiamo fare pubblicità. No, allora se diciamo tutto, chiaro che il Politecnico, nella persona del professor Ferro, no, che è direttore del suo dipartimento, ha avuto l'incarico di fare questa ricerca, capire, no, se può funzionare appunto la questione dell'amianto, vale la pena tenerlo e fare restyling o altro, eccetera. No, non volevo dilungarmi, perché appunto essendo sai che io sono vecchio stile, un po', ahimè. E allora dico, una cosa privata, così, non lo, no, però è molto importante. Noi non partecipiamo, purtroppo. Chissà, in altre situazioni le università hanno avuto incarichi anche di tipo, tra virgolette, professionale, no? Cioè, sarebbe bellissimo, gratis ovviamente, oppure i soldi che vanno agli studenti, non so che cosa, di poter progettare come Politecnico, diciamo, no? Però non credo, ma questo non è molto importante. Comunque è un tema vero, che cambierà se faranno una nuova architettura, ovviamente, no? Perché finalmente, adesso la cosa è lunga, non voglio stesso fare polemiche o altro, cioè la questione edificio alto, edificio basso, deve superare in altezza la mole antonelliana, che sappiamo che all'epoca era uno scandalo edilizio, però benissimo, adesso è il trademark, diciamo, della città di Torino, va benissimo, no? Però non voglio dire certe polemiche nel passato che riguardavano
le altre due torri o grattacieli, diciamo, realizzati, una di Renzo Piano realizzata e in funzione da un po' di tempo, e l'altra in fase di conclusione, non lo so, cioè la nuova sede della regione, no? Di Fuxas. Anche questo non esiste, siamo pro o contro, dipende caso per caso. Ci sono architetture sviluppate in altezza che hanno un certo interesse e ci sono architetture in altezza che non dicono niente, diciamo, no? No, volevo dire appunto che è un pseudo problema, perché tutti gli edifici, ma non solo in altezza, tanti edifici nella città, ma particolarmente quelli in altezza, pensiamo a Tour Eiffel, diciamo, no? Alla Tour Eiffel, le polemiche all'epoca, le hanno detto di tutto e di più, adesso tutte le cartoline principali hanno la Torre Eiffel, oppure a Milano, diciamo, la Torre Velasca, che critiche polemiche, tutte le cartoline dopo gli anni 60 avevano la Torre Velasca come rappresentazione della città di Milano in quel caso. Bene, ma no, volevo dire appunto che condivido che tu sottolinei l'importanza non del nostro progetto, ma dell'opera. Mi incuriosiva in quello che avete fatto, è che se uno guarda questi progetti da un punto di vista, adesso poi scendendo dalla maggiore o minore altezza, se li guarda da un punto di vista tipologico, è interessante vedere che ci sono diversi approcci proprio dal punto di vista della relazione tra l'edificio e lo spazio urbano. In certi casi, ad esempio, gli studenti hanno proposto il modello classico del podium, cioè della piastra sotto quell'edificio che si stacca. Sì. In certi altri c'è la corte chiusa, eccetera, eccetera. E ciascuno di questi modelli, visto che diciamo, il compito di questo intero progetto è anche quello di indagare non soltanto l'edificio in sé come oggetto edilizio, ma anche il rapporto tra l'edificio e la città, innescano rapporti di tipo diverso con l'intorno urbano. Quindi credo che sia anche importante in una situazione come questa sottolineare il valore esplorativo di come i diversi modi, anche solo di attacco al suolo di un edificio di questo tipo, attivano poi diversi tipi di relazioni con la città, quindi in un caso può diventare ovviamente uno spazio più di natura commerciale, come vede per il podium normalmente negli ambiti internazionali, o in certi casi invece si può aprire, ad esempio si può pensare che la corte interna sia uno spazio privato ma aperto al pubblico e quindi possa avere anche, diciamo, una sorta di fruibilità un pochino più libera, eccetera, eccetera. Quindi sono tutte cose che ci dicono, meno evidenziano una cosa di cui io sono personalmente molto convinto, che il progetto urbano rispetto al progetto quello architettonico non si distingue meramente per una questione di scala, ma si distingue più che altro per la capacità di mettere in relazione le cose, quindi di mettere in relazione l'oggetto edilizio con il tessuto urbano circostante, a prescindere dalla dimensione dell'oggetto in sé, che poi può essere più o meno importante. No, no, è così, però voglio dire che la cosiddetta, noi cerchiamo sempre la particolarità del luogo, dico, no? Che sembra una, dice, vabbè, adesso si dice solo così. No, no, lo cerchiamo, è difficile comunque, particolarmente in un edificio in altezza, un grattacielo, trovare la cosiddetta torinesità, diciamo, no? Dire perché questo edificio va bene solo a Torino, secondo noi sarà anche una cosa velleitaria, spero di no, che per noi si sa, no? Per una certa scuola di pensiero, un edificio se lo sposti dal suo luogo crolla, cioè non ha senso, no? Per noi questo edificio ha senso solo a Torino e addirittura estremizzando in quell'angolo lì, diciamo, no? Tra via Cernaia e Corso Bolzano, ecco, per dire. Certamente questo è anche un po' una questione ideale, diciamo, no? Però il tentativo attraverso anche degli elementi, quello che dicevi tu, il podio urbano oppure il portico che abbiamo detto sì, lo riproponiamo, o addirittura lo spazio vuoto all'interno, almeno per 2-3 piani, diciamo, di una certa altezza, che può essere anche uno spazio collettivo, sicuramente commerciale, mi sfuggiva, hai fatto bene dire, è ovvio, perché è sempre, mi è sfuggito perché sempre facciamo spazio commerciale, museale, espositivo, residenza, eccetera, 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 cioè, come ho detto io, estremizzando, ma mi piace molto, mi sarebbe piaciuto moltissimo essere considerato un piccolo pezzo di città costruito in verticale, no? Come dire, un piccolo quartiere in verticale, adesso estremizzando
moltissimo, e così, e poi capire quali sono gli elementi contro l'idea dell'international style, che pensava solo al tipo, diciamo, edilizio, era una ricerca più tipologica che tipo morfologico, ovviamente, che riguardo il luogo. Va bene, sono cose, perciò dicevo prima che sono questioni che affrontiamo sempre nel progetto architettonico, sono questioni sempre attuali, il tipo, il luogo, la decorazione, il rapporto costruzione, composizione, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, mi fermo qui, non voglio monopolizzare. Grazie. Comunque. Adesso abbiamo ancora, insomma, un po' di tempo, se volete, se gradite, per raccogliere un po' impressioni, e a questo punto io invocherei davvero la voce degli studenti. Li abbiamo prima sentiti un po' attraverso gli interventi che hanno fatto nelle varie esposizioni, ma adesso direi che è proprio il momento giusto perché loro facciano presente problemi che hanno incontrato, aspetti invece interessanti che magari gradirebbero avere ancora più potenziati nel secondo semestre, e così via. Questo è un momento molto importante per noi, perché abbiamo costituisce un po' un feedback, no, della nostra attività. Of course, also the international students are invited to take the floor, to raise their hands and to say whatever they want, because we need your feedback. It's very important for us in order to understand if the organization and the methodology of the didactic work that we are following is really suitable for you. So we are really interested in listening to your opinions about these topics. So please take the floor and say your opinions. Ovviamente anche i colleghi, mi invito anche di riprendere la parola se sono interessati. Ad esempio, prima mi permetto di porre questo tema. Prima il professor Corbellini e poi anche altri hanno detto delle cose molto molto chiare sull'uso del BIM, sul modo in cui gli studenti approcciano anche proprio le fasi come dire generative del progetto, e con quali strumenti lo fanno, eccetera eccetera. Sarebbe interessante capire un po', ecco, qual è l'opinione da parte degli studenti da questo punto di vista. Non sento niente, ve la prendete così come è stata posta e non ribattete. Solo Giovanni e mi sembra anche Costantino hanno, diciamo, riscontrato questi problemi, oppure è un problema un po' generalizzato, diciamo, da parte dei nostri colleghi, questa mancanza di strumenti adeguati. Posso dire una cosa che non c'entra direttamente? Visto che apriamo i cosiddetti cahiers de doléances, diciamolo tutto. È la prima volta tutti questi anni che i miei studenti hanno partecipato alla valutazione in percentuale minima, sindacale, come si suol dire. Cioè, credo in 37%, quando di solito andavano 70, 75, qualche volta più di 80. E perché io lo collego con questa, come dire, timidezza di intervenire, poi parleranno di cose che non c'entrano. C'è una certa paura, non lo so, quest'anno, oppure i miei e tutti i vostri hanno partecipato al 100%, eccetera. Io sono rimasto un po', e l'ho detto, perché hanno, non lo so, dobbiamo fare qualcosa per farli capire che prima di tutto che non c'è nessuna censura, non possiamo capire chi partecipa e chi non partecipa, e addirittura figuriamoci se possiamo capire chi scrive cosa, eccetera, di qua di là. E l'ho detto mille volte, però non possiamo. Forse non c'entra niente con il fatto che adesso sono perplessi, non vogliono parlare, oppure... Ma no, c'è una critica, io lo dico a tutti, mi permetto di dire a tutti gli studenti, non solo ai miei. Se la critica
come dire, prima di tutto è in modo urbano, diciamo così, no, non sono, come dire, è accettabile. Poi uno dire sì, hai ragione, non hai ragione, non devono aver paura di dire ma questo come l'ho fatto, oppure i problemi non sono quelli di rappresentazione o di cosa, o la triennale, non so, io non so come fare a cercare, a pungolare quasi, mi permetto di usare questo termine, a partecipare. Tra l'altro sì, c'è uno, è ovvio, capisco che se non è niente da dire, come diceva Karl Kraus, chi ha qualcosa da dire faccia un passo avanti e stia zitto. E, diciamo, arriviamo a questi livelli, no? E, vabbè, dopo questo, dai, partecipate tutti, non voglio più. Sì, stimoliamo gli studenti. Io devo dire che nel nostro corso invece la partecipazione c'è stata, gli studenti erano sempre presenti, erano attivi, quindi da questo punto di vista, anche se sul questionario effettivamente hanno risposto solo in metà e con molti commenti, ma io credo che gli studenti siano stati molto stressati questo semestre, questo continuo a sottolinearlo. E questo probabilmente li ha anche distolti poi da una serie di cose, tipo fare i questionari, ma che importanza può avere, eccetera. In realtà, quindi, da questo punto di vista devo dire che no, nel nostro corso loro sono stati attivi, molto presenti, salvo sui questionari in cui solo la metà ha risposto, e deve, normalmente com'è, rispondono le persone che sono particolarmente critiche o che devono sfogarsi di qualcosa. Per quanto riguarda gli strumenti, sì, BIM eccetera, sono d'accordo molto con Corbellini, nel senso che anche noi, anche se non li abbiamo fatti fare, abbiamo fatto fare i plastici, e sul plastico, sul modello fisico che loro hanno costruito di tutto l'insieme, purtroppo non siamo riusciti a inviarli a Telearchitettura. Su questo plastico ci sono state critiche feroci, nel senso che è stato proprio un campo di battaglia, non lo volevano fare, non riuscivano a trovare le modalità per incontrarsi. Indubbiamente il fatto di lavorare molto online fra di loro, presenti erano presenti a lezione, ma fra di loro, trovare i tempi giusti per accordarsi, quando vedersi, eccetera, per cui sul plastico è stata una mia battaglia personale, che li ho imposto questo plastico, non lo volevano fare assolutamente, e poi forse alla fine si sono resi conto che se l'avessero fatto prima magari alcuni errori sarebbero stati corretti. Quindi sì, il fatto di usare le mani, la manualità, secondo me è una cosa importante. Chiaramente io non l'ho chiesto sui disegni, ma l'ho chiesto su appunto un plastico, un modellino fisico, peraltro a una scala al 500, quindi non una scala di dettaglio. Ma ecco, questa è una cosa che secondo me va stimolata negli studenti, lavorare con le mani, la mano porta anche alla mente, purtroppo il computer spesso fa cose che la nostra mente non riesce a controllare, e su questo sono d'accordo con Corbellini, d'altronde non si può neanche tornare indietro, e quindi diciamo accettiamo, o almeno personalmente accetto, tutte le strumentazioni che possono coadiuvare lo studente. Certamente a volte mi rendo conto che lo studente non si rende esattamente conto di quello che sta facendo, cioè quando segni e fai una riga su una pianta devi sapere se quello è un muro e che impatto avrà, eccetera. Ecco, riportare anche ad un'attenzione verso proprio la percezione fisica, fruitiva e visiva di quello che tu stai disegnando è difficile, questo mi rendo conto, è difficile, questo è il motivo per cui io ho imposto, ma quest'anno ho imposto con una battaglia la realizzazione di un plastico. Quindi sì, sono d'accordo con Corbellini, però ripeto, non si può neanche andare contro i tempi, insomma. Grazie Paola. Quindi se capisco bene quello che dici, fondamentalmente questa
specie di migrazione che ultimamente abbiamo fatto un po' forzosa verso l'online, anche se fortunatamente l'ultimo semestre poi si è svolto di fatto in presenza, ma comunque ci portiamo ancora dietro un po' questa cosa qua, di fatto porta un po' a estremizzare una tendenza a usare quasi solo strumenti digitali, quindi a perdere un po' la generazione manuale del progetto, che sia attraverso il plastico, che sia attraverso il disegno. Esattamente, ma anche fra di loro, nel senso che è indubbio che la pandemia ha portato a rapporti che sono sempre più attraverso uno schermo di computer o di telefono, piuttosto che a rapporti diretti. In parte perché questo può essere, fra virgolette, più comodo, in parte indubbiamente perché la pandemia ha portato anche ad un isolamento di tanti studenti. Ci sono tutta una serie di fattori psicologici che hanno influito su questo, e quindi anche quando gli chiedi qualcosa che dovrebbe essere un qualcosa costruito insieme, trovi un muro. Cioè, io ho trovato veramente un muro su questo. Poi vorrei anche chiedere agli studenti miei, se ci sono nostri, miei e di Rossella, se ci sono, di dirlo, perché lì è stata proprio una battaglia. È stata una battaglia in cui ho imposto questa cosa. E mi rendo conto che sicuramente l'isolamento è comunque ha reso molto più difficile, diciamo, dei momenti di condivisione reale, fisica. Questo è indubbio. E questo è un bel tema di riflessione per gli studenti e anche per noi stessi, devo dire, quanto l'uso, forse anche un po' l'abuso che ultimamente stiamo facendo degli strumenti per la didattica in remoto, di fatto porti a schiacciare un po' qualche cosa che invece abbiamo sempre curato molto all'interno dei nostri corsi. Mi fa venire in mente il Sussitura Sulla di Victor Hugo, no? Quando la stampa uccide la calligrafia a mano e la miniatura a mano. Questo, il rischio è un po' questo. Non so se ci sono delle opinioni diverse, ad esempio ho visto, mi pare. Buongiorno, che... io volevo, in base a quello che ha detto la mia professoressa. Vai. Gregory, volevo dire che effettivamente ci siamo trovati un po' sovraccaricati in generale, sia dalla situazione pandemica, sia dall'incertezza che c'era anche dal punto di vista di come gestire proprio le lezioni universitarie, perché prima veniva detto una cosa, poi un'altra, poi il seminario spostato, poi c'è stato l'atelier che non si sapeva quando sarebbe iniziato. È stato proprio un semestre molto pesante, lo dico, credo sia a mio nome che principalmente a quello dei miei compagni di corso, perché appunto ho affrontato l'atelier con loro, e questi seminari hanno peggiorato ancora di più la situazione, perché nessun seminario era organizzato allo stesso modo, cioè ognuno sembrava avesse interpretato la questione in maniera diversa. Quindi abbiamo dovuto, lo dico proprio con chiarezza, togliere tempo ad atelier in alcuni momenti, cosa che invece in triennale non è successo. Cioè l'atelier era, diciamo, l'elemento, diciamo, la disciplina principale del semestre, si dava, chiamiamola, priorità a quella, e poi c'erano gli altri corsi che venivano comunque portati avanti. Invece in questo caso, con questi due seminari da 6 crediti poi, quindi diciamo non era un grosso carico, avevamo molto lavoro da fare con in alcuni casi delle mini consegne intermedie. Ovviamente anche l'orario non ha aiutato, perché nel mio caso avevamo lezione 3 giorni a settimana fino alle 7:30, quindi veniva un po' anche complicato gestire proprio il lavoro. È vero che c'è il weekend, assolutamente, però avere questi giorni tutti, diciamo, attaccati dalle 8:30 alle 19:30 era un po', a livello organizzativo non veniva facile a noi, anche perché nel mio caso non era mai successo nei 3 anni che ho fatto appunto al Politecnico. E quindi ecco, se, come diceva anche la professoressa Gregory, per questi seminari forse dovrebbero essere un po' riorganizzati, e magari deve essere utilizzato un sistema comune,
perché non tutti l'hanno affrontato, credo, nel modo in cui ci era stato presentato, perché dovevano essere dei corsi di, se non erro, all'inizio, tipo intensivi, che poi avrebbero portato a un elaborato eventualmente finale o una discussione finale. Invece è stato in alcuni casi un mini corso, diciamo, di progettazione, in altri, ovviamente alcuni sono stati molto più teorici, però andava un po' in base alla scelta dello studente, ecco. Grazie Sara, sei stata davvero precisissima nell'elencare tutti questi problemi. Ti posso dire che almeno in buona parte sono noti, e già che ci siamo, spendo una parola collettiva, visto che insomma è un tema che ha riguardato un po' tutti i docenti e studenti. Quest'anno si è creata, come forse credo sappiate, la tempesta perfetta da questo punto di vista, perché ci siamo trovati nella condizione in cui inauguravamo il nuovo modello formativo che abbiamo, diciamo, ovviamente discusso tantissimo, chiarito tra di noi, ma come sempre quando poi una macchina così complessa parte ci sono degli aggiustamenti di fine da fare. Ovviamente su questo si è sovrapposta tutta l'incertezza dovuta alle condizioni pandemiche e quindi ad esempio al fatto di non poter occupare gli spazi tutti contemporaneamente, quindi distribuire lezioni molto di più lungo la settimana, eccetera, eccetera. E su questa cosa si è montato ancora un terzo problema, che è la perdita, la centralizzazione, questo è un fatto molto tecnico, ma la centralizzazione della gestione dell'orario da parte dell'Ateneo, che quindi ha smarrito alcune delle cose che noi abbiamo sempre dato per scontato all'interno della scuola di architettura, e la perdita proprio di alcuni spazi fisici dentro all'ingotto che avevamo a disposizione e adesso non abbiamo più a disposizione. Questa cosa qui ha creato ovviamente quello che avete visto e ci ha costretti ad agire continuamente in emergenza, spostando il seminario per evitare di qui, per evitare di là, ma chiaramente sono state tutte pezze che si sono messe cercando di tamponare la situazione, ma ovviamente non è una gestione accettabile, né una gestione piacevole questo tipo di cose. Vi posso dire che chiaramente questo ha generato immediatamente, oltre a tutti i provvedimenti, diciamo, emergenziali, anche delle riflessioni che stiamo facendo, che tra l'altro adesso nel prossimo consiglio di collegio proporremo ai nostri colleghi, e ovviamente voi dite chi se ne frega, perché tanto noi ormai il primo semestre l'abbiamo fatto, però ovviamente questo andrà a beneficio almeno dei vostri colleghi del prossimo anno, e sicuramente non vi saranno più sovrapposizioni, quantomeno di orario, tra seminari introduttivi e atelier, e poi stiamo anche ragionando sul fatto, su quello che diceva prima la professoressa Gregori, cioè di riuscire a compattare nel tempo in modo maggiore i seminari introduttivi, in modo tale che poi ci sia, diciamo, una possibilità di chiudere con lo spazio che serve, con lo spazio adeguato per gli atelier, quindi riportarsi in una condizione diciamo accettabile da questo punto di vista. Certo è che tutto quello che voi avete segnalato è importante, purtroppo ne siamo coscienti. Volevo solo salutare Sara, che mi ricordo studentessa del primo anno della triennale, ben ritrovata. Grazie, anche e solo anche per me. Rassicurarti che per noi vecchie suole, mi sono iscritto a Venezia nel 78, parecchi anni fa, e era un tale casino che voi non potete immaginarvi, e che quel casino è stato così formativo che abbiamo imparato a fare gli architetti proprio per essere stati a confronto con una condizione che si doveva inventare ogni giorno. Per cui prendila come una, diciamo, un'esperienza formativa che sarà molto importante per la tua futura carriera. Ah sì, questo sicuramente, ma credo che il problema principale è stato la pandemia insieme, cioè tutto quello che è stato anche riorganizzare il nostro tipo di lavoro, che comunque noi per molto tempo non ci siamo visti nemmeno tra compagni di gruppo, quindi fare tutto online, completamente online, è stato, cioè forse più quello è stato pesante. Poi sono aggiunte queste piccolezze che ovviamente sono conseguenti della situazione, sia per noi che per l'organizzazione in generale dell'università. Immagino che se non ci fosse stato questo problema non ne saremmo stati qui a parlare, quindi
sperando che dall'anno prossimo, che poi è il nostro ultimo anno magistrale, speriamo di concluderlo serenamente, facendo anche interventi, magari dibattiti in presenza, piuttosto che, ecco, come ha detto prima il professore, online. Certo, certo. Sì, quello che ha detto il professor Corbellini è molto importante, non nel senso, non travisate, nel senso che, visto che noi abbiamo avuto un'università disorganizzata, allora questa è una scusa per essere a nostra volta disorganizzati nei vostri confronti. Ha detto invece una cosa che secondo me è comunque bene che abbiate sempre un po' in testa, che al di là del nostro doveroso tentativo comunque di distribuire le attività didattiche in modo che ci siano le minor conflittualità possibili tra corsi, questo ovviamente è un impegno che noi ci siamo sempre presi e continuiamo a prenderci, però una cosa importante di chiunque faccia, ma non solo l'architetto, io direi credo qualsiasi attività professionale, è la capacità, e maturare la capacità di gestire la sovrapposizione degli impegni. Questo, per quanto mi riguarda, è una degli scogli più difficili nella maturazione di un qualsiasi professionista, perché poi il mondo della professione non ti consente di dire adesso per queste 2 settimane faccio solo questa cosa qui e basta, e poi il prossimo mese faccio solo quella cosa là e basta, eccetera, eccetera. Ma in realtà ti propone continuamente di portare avanti cose contemporanee. Poi è ovvio che le punte massime di sovrapposizione si cerca di evitarle, così nella professione, così come tentiamo di fare all'interno dell'università, però ecco, è molto importante che vi abituiate in qualche modo a far funzionare il vostro cervello da questo punto di vista su binari paralleli. Io personalmente, in genere la gente ride quando lo dico, ma io ho scoperto che tendenzialmente disegnare e leggere o scrivere attivano zone diverse del cervello, quindi almeno fino a un certo punto ci si riesce a riposare dal disegno leggendo e scrivendo e viceversa, poi dopo un po' si è troppo stanchi e quindi alla fine si crolla, però tendenzialmente una è un'attività un pochino più fisica, più manuale, l'altra è un'attività un po' più cerebrale, lo sono entrambi ovviamente, però secondo me questo fatto anche di passare dall'una all'altra è un qualche cosa che dovete un po' abituarvi a fare per il vostro futuro. Condivido tutto, Mauro, condivido tutto, e comunque Sara è stata una delle persone più presenti, attive e anche portavoce di tutte le problematiche che emergevano, e meno male che ci sono delle persone come Sara che lo fanno, insomma, perché è sempre bene discutere delle problematiche che insorgono. Bene, ottimo. Gli studenti, altri? Altri, oltre a Sara che appunto ci ha fatto questo quadro così preciso, ci sono altri studenti che intendono proporre altri momenti, altri temi di riflessione, altre questioni che mi stanno a cuore. Also, the international students, I come back to English, so your opinions are always welcome. So please open your microphone and say whatever you want. If you want to remark something or to explain some difficulties that you encountered in this last semester, this is the right moment to do it. Maybe I can say something about the structural form. Yes, Yasmin. It was a very, very nice experiment. As I told you before, like making 2 other projects before one project, the main project, because it helped a lot, especially for our case, that as you see from the booklet, that we took some pieces from each project. So it was amazing, that part. The only problem maybe that what I struggled as person and what I see from my classmates about the structural part, because like we had only one month and a half to do all the calculations and the rest. So that part was a bit struggling for me, for myself, what I see from our classmates too. This is what the only thing that I would like to mention about the course, because like making little project is amazing. It helps a lot because like crafting, like you are trying the first, trying the second, and the third is like the masterpiece. But then calculating it, that was the that was a very hard part. Yeah, I would say. Thank you. Like we were learning a software newly in 1 week. Like we tried a lot. It was very, very tough. It was very tough. That's all. Thank you very much. Thank you for your opinion.
Yes, this is a very well-known problem, especially for people that come from out from Europe. Normally in the bachelor programs, you don't have structural courses. And so you start, you are absolute beginners with when you start these kind of courses in the master's degree here. And that's why I had the same experience because two years ago, I gave the same course with Professor Manara, and we had the same problems with the students that were coming from China or South America or maybe from other parts of the world, and they were totally not aware of these kind of problems. And that's why Professor Tishwalyo explained before that their activity in this sense was more focused not on the calculations but on the structure, sorry, on the yeah, on the structural typology problems, because we cannot expect that a student that never attended a course of statics or maybe science, construction science, and so on, could be so comfortable dealing with such problems. Yes, I know very well. Yeah, I wanted to mention because I did my bachelor in Politecnico. So I. Oh, okay. Yeah. I was coming with a background, but even for me, it was like very, very massive. So I couldn't imagine how it could be for someone that's coming more art school or somewhere else that we should. I mean, I don't know. Like for me, if it is for me tough, should be amazingly tough for someone else. So that's why I want to mention for all my classmates, because I saw that they were struggling a lot. Okay. No, I didn't understand that you attended your bachelor degree in Polytechnic. Yeah. So in this case, this is a good point for reflecting for us, for our teachers to reflect on how the teaching programs are really effective in giving you the really useful instruments to deal with the problems that you face when you go further in your studies. Yeah. Thank you. I'm very happy to listen to this student that she was keen to make a lot of projects in order to get to the final one, because I tried the same approach, the same to bolster the same attitude with my student with no big successes. That's, interesting, because I tried to propose three exercises very rapid at the beginning, asking students to make very rapid project in 1 week. So a sketch, a diagram, an idea, according to different point of view, but it was very difficult because they came up with very plain readings of the situation without design manipulation. So, I mean, without the fun of the project, let's say. Mm-hmm. So I'm very happy to hear from you this attitude. It worked. So I'm a little bit, I can try it again. Yeah, it so was, next it year. It was challenging, but it works. It works well. Okay, maybe I will ask to Marco advice to understand how to, let's say, to make you more keen to do it. Thanks. Thank you. Any other opinions? As we are waiting for the very last observations, I just would like to add one last thing about the survey that you have to fill at the end of the course, the questionario della didattica. I don't know how it is called in English. Yes, Professor Gregory told a very important thing before, because she said, normally only the students that have something to complain fill this questionnaire. And actually, this is something which is very well known also in the social sciences, when you have the customer care satisfaction questionnaire. So normally the people use the customer care questionnaires only
when they have something to complain. And when they are happy about the service, they don't do anything. And this is comprehensible, understandable from, to a certain extent, but this creates a kind of a bias in the feedback that we have following these questionnaires. So my invitation is always to all the students to take some minutes to do this work. It requires just some minutes, not more, but it is very important that all of you fill this survey in order to give us the instruments to understand what didn't work, so what we can work on in order to do better in the future, and what did work, so what made you satisfied and so on. So it is very important for the future, please take into account to fill the questionnaire in any case, also if you are satisfied with the process. Mauro, basterebbe renderlo obbligatorio come in tutte le altre università italiane, uno per accedere all'esame deve compilare il questionario. Sì, in effetti se ne parla da molto tempo, so che molti l'avevano anche proposto, poi c'erano stati delle opposizioni, ma proprio su questioni credo tecniche che però credo siano superabilissime, quindi io sono assolutamente d'accordo su questa cosa. Perché adesso col 30% anche meno di risposte, un anno, quest'anno io ad esempio ho avuto voti altissimi, altri anni erano bassissimi, per cui... Ma è abbastanza normale, se tu vai a chiedere alla società degli autogrill o a qualsiasi grande società che fa questo tipo di indagini normalmente, che ti mettono la scatoletta in cui puoi mettere le tue opinioni, normalmente ricevono soltanto delle sberle, ma perché certo. Tendenzialmente quelli che sono contenti vanno, pagano e se ne vanno. Quelli che invece ritengono leso il proprio diritto vanno lì e gliele cantano sul foglietto, però questo ovviamente sposta chiaramente il tipo di risultato che si ottiene. Resta poi il fatto che ce le possono dire le cose quando non funzionano. Ovviamente, ci mancherebbe ancora. No? Servono anche proprio quelli. Può correggersi in corsa, no? Vabbè. Ok, io non so se ci sono... Vedo che è quasi mezzogiorno, quindi potremmo anche chiudere qui la sessione. Non so se ci sono delle ultimissime osservazioni da parte di qualcuno. Giovanni. Ultima cosa, io pensavo che posso integrare la cartella dell'architettura con gli ultimi lavori dell'esame del 14, se è possibile. Non so se abbia senso, ditemelo voi. Vedo che si è attivata la persona telearchitettura, quindi risponde lei. Esatto, sì, infatti avrei se no detto comunque questa cosa alla fine. Assolutamente, se i file sono da aggiornare, noi tutti i quattro laboratori che sono stati presentati questa mattina sono già presenti nella sezione mostra, però se qualche file è da aggiornare o da aggiungere potete rinviarci il materiale dicendoci se sono da sostituire o solo da aggiungere e possiamo procedere. Faremo. Grazie. Allora, io ne approfitto per ringraziare tutti, sia ovviamente i colleghi, ma anche gli studenti che hanno presenziato e che sono intervenuti. Ringrazio anche ovviamente Telearchitettura per il supporto e mi scuso ovviamente con tutti per il ritardo che abbiamo avuto all'inizio, era dovuto proprio a una incomprensione tecnica del come gestire la connessione, cioè chi doveva far partire la connessione. E grazie ancora a tutti, thank you very much to all the students and to all the colleagues, and I hope to see you all in the second semester for the next meeting that we will have in the second semester. Thank you very much. Ciao a tutti. Grazie a tutti. Ci scusiamo professore per il disagio di questa mattina con lei e con tutti. Sono cose che succedono, non preoccupate. Grazie. A tutti, arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti. Arrivederci. Arrivederci.